ringraziamo ancora il professor Sogliani della sua esposizione. Nel passaggio tra un relatore e l'altro, concisamente mi sia concesso di sottolineare ancora una gratitudine e un ringraziamento anche al professor Fulvio De Giorgi e a nome del professor Fulvio De Giorgi, il quale saluta e ringrazia tutti, mi ha pregato di esplicitare questa sua intenzione, scusandosi di non poter essere presente, ma garantendo, e di questo siamo molto grati, l'appoggio ancora a queste iniziative da parte della sua cattedra di Storia della Pedagogia del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Proprio qualche giorno fa il professor De Giorgi ha tenuto una relazione di presentazione del libro dello Spreafico sulla scienza storica, moderato dal professor Dazzi anche con il professor Guasti. È stato un incontro molto vivace, molto ricco, molto denso anche nel dibattito, e anche di questo gli siamo grati. Passo ora la parola al professor Francesco Saccardi, che introduco brevemente. Questi due, se vogliamo dire così, pupilli della filosofia italiana contemporanea sono allievi di una scuola che potremmo dire a tutti gli effetti è la scuola dell'Università Ca' Foscari di Venezia, nella persona in particolare di due professori, in particolare appunto il professor Carmelo Vigna, di cui vi segnalo questa curatela, Bontadini e la metafisica, vita e pensiero, e chissà cosa direbbe Carmelo Vigna circa Aristotele, Rosmini, ce ne sarebbe che non torniamo più a casa, e del professor Paolo Pagani, che animano, diciamo, insieme anche ad altri come il professor Peratoner, la, diciamo così, emigrazione della scuola di Bontadini dalla Cattolica di Milano alla Ca' Foscari di Venezia. Anche qui ci sarebbe tantissimo da dire, mi perdoni il professor Saccardi, sarò concisissimo, nel senso che sono numerosi i problemi inclusi dentro alla scuola di Milano, la scuola della Cattolica, nel senso del rapporto con Rosmini, perché sappiamo che già dentro la rivista di filosofia neoscolastica e comunque durante tutta la speculazione della Cattolica di Milano, speculazione filosofico-metafisica, c'era fino a prima della revoca della condanna e della beatificazione una forte riserva critica, teoretica, unita anche forse ad altri fattori che sono, grazie alla provvidenza, venuti a meno. Ora è proprio quello che sostiene la scuola del Bontadini trasferita dalla Cattolica di Milano alla Ca' Foscari, almeno me ne faccio portavoce, e cioè la possibilità di percorrere la linea teoretica che ha espresso il professor Sogliani. È una linea complessa, perché per essere spiccioli, quando nel 1955 si è fatto il congresso internazionale a Stresa per commemorare i 100 anni dalla morte di Rosmini, la Cattolica non partecipò, facendo presente i motivi anche del fatto che non partecipava. E dalla Cattolica, un esperto è il Saccardi, di cui vi segnalo appunto una sua opera recente, Metafisica e Parmenidismo, il contributo della filosofia neoclassica, che insieme al libro di Sogliani, al libro degli atti del convegno del 2014 a Domodossola e ad altre opere è disponibile per l'acquisto in fondo alla sala, è nato e uscito anche un filosofo molto noto, un certo Emanuele Severino. E sappiamo bene che c'è tutta la questione della appropriatezza della genitorialità di Bontadini rispetto a Severino, e sappiamo che Severino, anche lui sull'idea dell'essere di Rosmini, non si è espresso come si è espresso per esempio Sogliani, e quindi c'è una serie di nodi che attendono veramente di essere sviluppati e approfonditi, e in questo senso certamente l'intervento di Francesco Saccardi, che è dottorando presso la Ca' Foscari di Venezia e che ha fatto un contributo, ripeto, anche all'interno di questa pubblicazione di atti, oltre all'opera già citata, senz'altro ci potrà dare degli stimoli per continuare il dibattito. A lui la parola e lo ringraziamo di essere con noi. Grazie, grazie agli organizzatori, a Don Fernando e a Gian Pietro Sogliani, per avermi offerto questa possibilità.
di parlare un po' con voi questa sera di Gustavo Bontadini. Allora, il titolo della mia relazione è Gustavo Bontadini tra idealismo e realismo. Una volta padre Alberto Boccanegra, un domenicano che è venuto a mancare qualche anno fa, allievo di Bontadini alla Cattolica, in una sua memoria disse che non aveva capito, nonostante ormai la sua, i suoi anni, se il maestro fosse un idealista o un realista. Beh, un po' provocatoriamente io vorrei incominciare la relazione così. Probabilmente è bene che non si capisse, che padre Boccanegra non sapesse dare una risposta a questo interrogativo. Cercherò di spiegare il perché. Bontadini appunto si situa in qualche modo tra idealismo e realismo. Intanto diciamo subito che la riflessione di Bontadini nasce come un'interpretazione dell'idealismo, specialmente dell'idealismo attualista di Gentile. Ma non è un'interpretazione tra le altre, è un'interpretazione dalla quale Bontadini vede dipendere il destino stesso della filosofia. Infatti, secondo Bontadini, il pensiero moderno, nella sua totalità, Bontadini usava parlare di intero storico della filosofia, all'interno del quale suddivideva differenti epoche. Una di queste era quella moderna, quella che faceva capo al ciclo gnoseologistico di essere pensiero, quello che ha indicato anche Gian Pietro Sogliani. Bene, Bontadini vede nella modernità, e specialmente nel suo culmine, che identifica appunto con l'idealismo hegeliano, ma poi anche gentiliano, la possibilità per una riproposizione del concetto innanzitutto di unità dell'esperienza, o meglio una nuova posizione del rapporto tra essere e pensiero individuato nel concetto di unità dell'esperienza, e a partire da questo concetto la possibilità di riaprire la questione metafisica in termini corretti. Bontadini utilizzava come diciamo schema storiografico di fondo lo schema idealistico o dialettico della storia della filosofia, non solo moderna, che consisteva appunto nel rinvenire in una prima stagione, quella antica e medievale, una messa a fuoco della relazione intenzionale di pensiero ed essere che appunto secondo l'idealismo veniva posta secondo una qualche ingenuità di tipo naturalistico, ossia si indicava una identità immediata di certezza e verità. A questa prima stagione veniva fatta seguire una seconda stagione, cioè quella moderna, nella quale invece il rapporto tra certezza e verità entra in crisi, perché appunto si incomincia a scontare una qualche presupposizione dell'essere al pensiero. In questo senso si parla di opposizione di certezza e verità. E finalmente si ha il momento, diciamo, sintetico, di cui si assume, diciamo così, la responsabilità teoretica allo stesso idealismo, che ritorna in qualche modo alla posizione iniziale. Però in questo caso la relazione di pensiero ed essere, diciamo così, pensiero ed essere tornano di nuovo in relazione, quindi non sono più separati, opposti, sono, diciamo così, identici, poi approfondiremo il senso di questa identità. Ma in questo caso siamo di fronte, secondo appunto la lettura hegeliana, in particolar modo, a un'identità mediata di certezza e verità. Ora, certezza e verità dal punto di vista idealistico sono la prima una determinazione soggettiva, umana, mentale, e la seconda invece una determinazione oggettiva. La prima dunque è uno stato del pensare, la seconda è uno stato dell'essere, delle cose, della realtà. Quindi rapidamente possiamo tracciare uno schema in cui viene determinata appunto questa scansione tripartita dell'intero storico della filosofia, così come è ricostruita, diciamo, dallo schema idealista, in particolar modo da quello schema che si trova nei preliminari all'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche di Hegel. La prima posizione dice, schematizzo per fissare i concetti, la realtà è altra dal pensiero e il pensiero coglie la realtà, così come questa è in se stessa. La seconda posizione, quella che abbiamo identificato, diciamo, con la modernità, dice invece che la realtà è altra dal pensiero
il pensiero non coglie la realtà, ma solo le proprie rappresentazioni, come ci diceva Sogliani prima. La terza posizione, infine, dice che la realtà non è altra dal pensiero, e il pensiero coglie la realtà. E aggiungo, la coglie proprio in quanto la realtà non può dirsi altra rispetto al pensiero. Vedremo anche in che senso debba essere intesa la negazione di questa alterità. Allora, Bontadini fa convergere, diciamo così, questa analisi dell'intero storico della filosofia nel concetto di unità dell'esperienza. L'unità dell'esperienza rappresenta appunto quella concezione dell'esperienza, come diceva Sogliani, come intesa come presenza, l'esperienza come presenza di ciò che è, di ciò che è presente. E è una concezione che succede, diciamo così, appunto, alla concezione moderna dell'esperienza, che la intende come recettività, che è propria del gnoseologismo moderno, e succede altresì a una concezione, diciamo così, kantiana e poi hegeliana o in senso lato idealistica, per la quale l'esperienza viene intesa come costruttività o come creatività. Poi approfondiremo anche questo secondo termine. Bene, l'esperienza per Bontadini è conoscenza immediata della realtà immediatamente conosciuta. Qui Bontadini opera una rivalutazione, a differenza dell'idealismo, del concetto di immediatezza. Voi sapete che si può dire con una semplificazione Hegel era nemico dell'immediatezza. E lo stesso concetto, la stessa, diciamo così, configurazione, terza configurazione del rapporto tra essere e pensiero che ho indicato precedentemente, diceva che in quel caso si era giunti dal punto di vista storico, ma era il punto di vista, diciamo, concreto dello speculativo, a un'identità mediata di certezza e verità. Cosa voleva dire? Voleva dire questa mediatezza aveva due significati. Uno che riguardava, diciamo, il superamento dialettico e quindi la sintesi del terzo momento del momento precedente, quindi dell'opposizione tra certezza e verità. E quindi la modernità da un certo punto di vista non era passata in vano, nel senso che quell'opposizione superata comportava poi la equazione tra pensiero ed essere, certezza e verità. Dall'altro lato era una critica, questa identità, il concetto di identità mediata, era una critica alla pretesa che secondo l'idealismo è presente nella filosofia diciamo classica e medievale, di ritrovare degli elementi oggettivi o naturali al di fuori dell'orizzonte della soggettività, come degli elementi che in qualche modo sono reali e permangono indipendentemente dal loro essere conosciuti dal soggetto conoscente. Dunque Bontadini rivaluta l'esperienza come immediatezza di ciò che è presente, immediatezza della presenza. L'unità dell'esperienza dunque è l'unità che compete alla realtà che appare in quanto appare, o nel momento in cui appare e nel modo in cui appare. E l'apparire, qui utilizzo il termine apparire come sinonimo di pensiero e di presenza, poi eventualmente potremo approfondire la relazione tra questi termini. Comunque, l'apparire è ciò che unifica tutto ciò che appare. E ciò che appare, appunto, l'esperienza, dice Bontadini, nella sua attualità ed obiettività. Cosa significa attualità e cosa significa obiettività? Attualità significa che questa esperienza, Bontadini la intende non come un'esperienza generica o possibile, ma come questa esperienza attuale. Aggiungerei, ma credo di essere fedele al dettato di Bontadini, la mia esperienza, mia nel senso che in essa sono io al centro, come io cosciente. Poi obiettività cosa significa? Significa appunto che l'esperienza non va intesa come una funzione, nel senso come l'atto di sperimentare qualcosa, secondo una configurazione che potrebbe anche essere di tipo fenomenistico, per cui è reale l'atto stesso di sperimentare l'esperienza, l'atto di rappresentarsi ciò che è rappresentato e non invece il contenuto che è rappresentato, il contenuto della rappresentazione. No, è atto di rappresentazione insieme contenuto rappresentato, insieme, inscindibilmente.
è posizione, dice Bontadini, rigorosamente fondata di pensiero ed essere, certezza e verità. E da dove deriva, possiamo domandarci, questa indubitabilità, questa rigorosità della posizione di identità di essere pensiero? Deriva appunto dal fatto che, o essere apparire, deriva appunto dal fatto che l'essere apparire, dice Bontadini, sono identici nell'unità dell'esperienza. Sono identici, c'è identità. Naturalmente sapete che l'identità non significa indistinzione. Identità è implicazione necessaria degli identici, che sono distinti. Dire identità appunto non significa non significa ricondurre l'essere all'apparire, cioè restituire l'essere all'apparire non significa ricondurre o considerare l'essere come lo stesso apparire. L'apparire è distinto dall'essere, l'apparire non significa l'essere, sono due significati distinti, diciamo dal punto di vista, potremmo dire, intenzionale. Essere ha un significato, apparire ha un altro significato, ma l'apparire, dice Bontadini, qual è il significato dell'apparire in sé? È quello di farsi apparire dell'essere, potremmo dire con una espressione classica che è id quo conoscitur, ciò mediante cui si conosce. Non è ciò che è conosciuto, è il medio della conoscenza, è il trasparire dell'essere, potremmo dire in termini rosminiani è il manifestarsi dell'essere. Dunque, Bontadini poi parla di unità dell'esperienza e dice: l'unità dell'esperienza è una presenza che si dice pura. Cosa significa pura? Cosa vuole intendere Bontadini con questo termine? Pura vuole significare una presenza che appunto è pura perché non fa riferimento a nessun soggetto, come a nessun oggetto al quale essa debba essere presente, essa dico la presenza. Cioè la presenza non si costituisce, diciamo così, in relazione a un soggetto presupposto a se stessa, alla presenza, o a un oggetto presupposto alla presenza. Non si dà, insomma, un soggetto e un oggetto distinti che poi la presenza si incarica in qualche modo di far convergere nell'unità dell'atto conoscitivo. La presenza è insieme presenza del soggetto e dell'oggetto. Cioè il soggetto e l'oggetto sono inclusi immediatamente nella presenza, come delle componenti della presenza, ma non come delle condizioni della presenza. Cioè la presenza, non diciamo che qualcosa è presente perché c'è un soggetto a cui le cose sono presenti. Diciamo che semplicemente il primo giudizio è: qualcosa è presente. Poi, ad un'analisi più approfondita, potremmo evidenziare all'interno di questa presenza degli elementi, delle componenti di questa presenza, di questa esperienza, che sono il soggetto e l'oggetto, ad esempio, il soggetto che conosce, io che sto conoscendo, e l'oggetto conosciuto. Però, appunto, la presenza non si costituisce in relazione né a un soggetto, diciamo così, presupposto a questa presenza, né a un oggetto che in qualche modo stia al di là appunto della presenza e che poi la presenza si incaricherebbe di manifestare. Sta già all'interno della presenza, immediatamente, manifesto. Però con questo appunto non vuole dire Bontadini che non c'è traccia del soggetto, che il soggetto, inteso come l'io empirico, l'io piccolo, diciamo così, non l'io trascendentale, che appunto questo soggetto non abbia un qualche ruolo di rilievo all'interno della presenza. Infatti all'interno dell'esperienza non tutti i contenuti sono identici o hanno la stessa valenza. Il soggetto è un contenuto privilegiato rispetto ad altri contenuti, come ad esempio questo bicchiere, la matita, il tavolo. E qual è il privilegio del soggetto? Il privilegio del soggetto è il fatto che all'interno di questa attuale esperienza non sono solo presenti appunto le determinazioni che sono presenti, ma è presente anche una particolare determinazione che sono io stesso presente. Io adesso ripeto questa cosa per me,
Ciascuno di noi può fare questo esercizio e ripetere questo. Cos'è che è immediatamente presenti? Sì, la luce, il tavolo, la stanza, le sedie, i volti, ma io sono presente, i miei stati d'animo, i miei sentimenti, il mio stesso aver presente le cose che sono presenti. Lo diceva anche Bontadini nel video, non abbiamo visto all'inizio, prima delle nostre relazioni, questo passaggio, ma lo dice in un passo, Bontadini, in un passaggio dice: c'è anche la presenza tra le cose presenti, c'è una tipica cosa, diciamo così, che è presente, che è questo aver presente le cose presenti, questo aver presente, questo mio aver presente le cose che sono presenti. E non è un contenuto come gli altri, appunto, perché appunto Bontadini dice: la presenza non si costituisce in relazione a un soggetto, quindi potremmo dire non è l'essere presente a me, l'essere presente a un soggetto di ciò che è presente, non è, diciamo così, una nota, un predicato che analiticamente conviene al soggetto, quindi alla presenza, quindi non è qualcosa di questo genere, però comunque è qualcosa di cui non si può fare a meno se vogliamo parlare di presenza attuale, non di presenza generica. Io infatti posso progettare un'esperienza in cui, parlo ancora in prima persona per far vedere, diciamo, questa inerenza della presenza al soggetto che è presente, posso ipotizzare una presenza in cui io non sia più presente, un'esperienza in cui io non sia più presente. Però quella non sarà un'esperienza priva di qualsiasi mente, sarà semplicemente un'altra esperienza che non è più la mia attuale. Questo cosa significa allora? Che io in qualche modo, pensando, essendo, diciamo così, il, consentitemi questo termine anche se non è propriamente corretto, il ricettacolo, il filtro della presenza, sia il produttore, diciamo così, del pensare, dell'atto di pensiero, della presenza? No, perché io mi trovo, diciamo così, originariamente, immediatamente incluso in questa esperienza. Infatti non è un caso che dal punto di vista, ripeto, fenomenologico, quindi qui stiamo parlando sempre di conoscenza per esperienza, non di altre forme di conoscenza come delle mediazioni o delle inferenze di tipo metafisico, ad esempio, dal punto di vista dell'esperienza immediata non è un caso appunto che io non abbia esperienza del mio nascere, del mio venire al mondo, così come non avrò esperienza del mio morire. L'esperienza della morte è esperienza della morte altrui, e lo stesso l'esperienza della nascita è esperienza del venire alla presenza di altri. Questo non significa, badate, che allora questo orizzonte della presenza in cui io sono al centro sia, diciamo così, eterno. Significa però, direbbe Bontadini, che per poter accertare, diciamo così, la creaturalità, la contingenza piena di questa esperienza nella quale, ripeto, sono io al centro, io come unico essere cosciente, immediatamente presente, bisogna operare una mediazione di tipo metafisico. Dal punto di vista dell'esperienza immediata non si può decidere, diciamo, la questione sulla, se vogliamo, eternità o sulla contingenza di questa mia attuale esperienza. Quindi per Bontadini dire di questa implicazione essenziale tra essere e apparire significa parlare, significa voler sostenere una indifferenza, sempre ripeto in questo momento metodologico iniziale in cui si sta parlando dell'esperienza immediata, un'indifferenza tra realismo e idealismo. Perché? Perché anche dal punto di vista estensionale l'essere non si riduce all'apparire e l'apparire non si riduce all'essere. Cosa significa? Significa che dal punto di vista dell'immediatezza, di questa immediata esperienza, io posso ipotizzare che tutto ciò che appare sia anche la totalità di ciò che è. Non è autocontraddittorio ipotizzarlo. Così come posso ipotizzare, e in questa ipotesi sta la posizione stessa del problema metafisico,
posso ipotizzare che invece l'essere, ci sia dell'essere oltre a questa attuale esperienza. E quindi ci sia altro essere oltre a questa esperienza. Altro oltre a questa attuale esperienza, che sia magari un'altra esperienza, come un altro centro cosciente, un altro io che è cosciente di avere esperienza della propria esperienza, oppure un altro essere che sia magari un essere che trascende radicalmente dal punto di vista ontologico, metafisico, questa esperienza attuale. Dio. Dal punto di vista immediato, quindi senza introdurre delle considerazioni di tipo inferenziale metafisico, queste prospettive si equivalgono, diciamo così. Poi bisognerebbe precisare questo aspetto, ma per ora diciamo così. Quindi c'è questa parità, diciamo così, tra realismo e idealismo. L'idealismo appunto sarebbe accertato in un secondo momento, dice Contadini. Quando si giungesse eventualmente a dichiarare appunto l'assolutezza di questa attuale esperienza. Quando l'idealismo parla di creatività del pensiero, dice Contadini, non dobbiamo intendere appunto quelle sciocchezze, come dice Gentile, o scimuniti o filosofi, nel senso che o l'idealismo dice delle cose che hanno valore, quindi hanno perlomeno la possibilità di essere discusse, o meritano questa discussione, oppure se dice delle scemenze evitiamo anche evitate di perdere tempo. La creatività del pensiero non è quella che Contadini chiamava un po' scherzosamente la creatività, l'idealismo della pasta asciutta, alla quale io penso qualcosa e quindi in qualche modo produrrei in questo pensiero anche una determinazione ontica che sta oltre di me, oltre la mia mente, e questo mio pensare la porterebbe, la farebbe essere in qualche modo a partire dal nulla. No, vuol dire semplicemente che questa attuale esperienza è il tutto, cioè non c'è altro oltre a questa esperienza. Questa esperienza dove appunto io sono al centro, io sono l'unico essere immediatamente cosciente, non c'è altro, non ci sono gli altri, non c'è Dio, o almeno un Dio che sia trascendente questa mia attuale esperienza, questo è il tutto. Ebbene, dice Contadini, questo non appartiene, come vorrebbe invece fare, come vorrebbe sostenere un certo idealismo, ad esempio quello di Gentile, questo non appartiene all'immediatezza. Questo è qualcosa che si deve decidere in un secondo momento, attraverso una mediazione di tipo metafisico, per poter appunto introdurre questo oltrepassamento dell'esperienza, oppure per negare qualsiasi essere oltre a questa attuale esperienza. Però, dice Contadini, quindi non c'è realismo, non c'è idealismo immediatamente. Non c'è realismo in che senso? No, nel senso che non c'è un certo tipo di realismo, ma c'è un qualche realismo, un realismo che Contadini chiama semplice. Che cosa significa? È un realismo minimale che segue questo asserto, che dice: se qualcosa è presente, qualcosa di reale è presente. Quindi se qualcosa è presente, quel qualcosa, una cosa in carne ed ossa, un pensiero, uno stato d'animo, un numero pensato, quello che volete, questo è un qualcosa, un non niente, è un essere che è presente. Poi potremmo fare tutti gli accertamenti che vogliamo, quindi dire che appunto la matita è presente in modo differente da come è presente un mio pensiero o un calcolo o uno stato d'animo ancora, ma tutti questi, queste determinazioni, queste cose presenti avranno in comune una cosa, il fatto di essere presenti. Questo è il realismo minimale dal quale Contadini vuole partire. E questo realismo è il realismo che anche il più arrabbiato fenomenista non potrebbe non sostenere, perché si potrebbe dire al fenomenista, il fenomenista dice: ma sono reali i fenomeni e non le cose in sé. Intanto, osserva Contadini, ciò che genera il fenomenismo è il realismo dualistico presupposto della modernità, perché per poter dire che sono reali i fenomeni e non le cose in sé significa che dobbiamo dialetticamente riferirci alle cose in sé per poterle negare. Non esistono le cose in sé, però intanto ne parliamo e le neghiamo, e quindi bisogna tenere ferme in qualche modo le cose in sé per poter dire che esiste solo il fenomenismo, mentre invece si tratta solo appunto da parte del fenomenista di specificare questo
questo essere che è il fenomeno, e quindi di dire appunto che è solo fenomeno e non cosa in sé. Però se lo si prendesse sul serio si dovrebbe dire: il fenomenismo, portato alle sue estreme conseguenze, diventa realismo, dice Bontadini, perché non è più in subordinazione ad una realtà in sé. Il fenomeno, in qualche modo, dice Bontadini, diventa assoluto, diventa l'unica cosa che è presente, che è reale. Dunque, qui adesso cerco di andare un po' in fretta, avrei avuto tante cose da dirvi. Quindi per Bontadini questo significa che non c'è nessun modo per poter parlare anche di una qualche preesistenza, quindi dell'essere rispetto all'apparire, anche non nel senso metafisico. No, c'è, appartiene all'ordine del progetto. Cioè, dal punto di vista immediato, guardate bene questa affermazione che può sembrare, diciamo, sulle prime un po' sconcertante forse per la coscienza comune, ma è l'applicazione di questa posizione immediata di pensiero all'essere. Dal punto di vista immediato, le cose che io ho lasciato, diciamo così, alle spalle, che non sono più presenti nell'esperienza, un'esperienza nella quale io sono al centro, quelle cose non sono più. Dal punto di vista immediato, l'autostrada che ho lasciato dietro di me alle spalle, la macchina, il parcheggio, non sono più presenti. Ma io adesso posso dire che qualcosa è fin tanto che lo rilevo come presente. Quindi se non è più presente, devo dire che dal punto di vista immediato non è più quello. Questo significa che allora non c'è possibilità alcuna di parlare di una permanenza, cioè del fatto che non tanto appunto di un essere che oltrepassi in senso metafisico l'esperienza, ma anche di un essere che oltrepassi questa mia attuale esperienza, cioè che la macchina continui, come spero tra l'altro, a permanere lì dove è stata parcheggiata, o che l'autostrada sia ancora lì pronta per riaccogliermi nel ritorno a casa. Sì, posso progettarlo, posso progettare una permanenza di questo tipo, che è la permanenza di quella che Bontadini chiama la res natura, Bontadini, riprendendo una tradizione scolastica, chiama res natura, cioè quella realtà appunto che esiste in qualche modo anche se non è immediatamente, se non è conosciuta dal soggetto conosciuto, quindi esiste anche oltre al suo essere conosciuta. Visto che non c'è più tempo, magari mi riserverò di lasciare al dibattito, come spero, anche qualcosa sul rapporto Bontadini e Rosmini, anche perché c'è questa coincidenza di cui parlava Gianpietro Sogliani, ma esistono anche delle differenze dal punto di vista speculativo molto interessanti, che meritano appunto di essere esplorate il più possibile, proprio per non lasciare così al caso le determinazioni concrete di una corretta impostazione del rapporto pensiero ed essere. Vuoi enunciare anche solo, scusami? Sì, la differenza principale è questa. Quando Gianpietro parlava, adesso diciamo do solo una rapidissima enucleazione. Quando Gianpietro ha citato l'Aristotele esposto ed esaminato di Rosmini, ha fatto una citazione che mi ha fatto molto piacere, e che, perché viene proprio incontro alla possibilità di operare questo rilievo per mettere in luce le differenze tra Bontadini e Rosmini. In quel testo Rosmini, ai numeri credo 120-130, insomma tra quelli, vado a memoria, quindi scusatemi, Bontadini dice che, Rosmini, lapsus, dice che id quo cognoscituo e id quod cognoscituo sono lo stesso in realtà, o meglio sono due facce della stessa identica cosa, cioè dello stesso oggetto, cioè dell'essere manifestato come manifestato, cioè dell'essenza che è manifesta, e di sé, diceva Gianpietro Sogliani, l'essere manifesta se stesso, è automanifestantesi, quindi dell'essere di sé come essenza manifesta e del suo essere invece manifestante come idea. Ecco, infatti Rosmini dice nella Teosofia, ai numeri 700, intorno agli 800 del terzo libro, dice che non si può dare essere che non sia pensato. Un essere che non sia pensato immediatamente equivale al nulla, a una nullità. Per Bontadini questo, e per la scuola diciamo da cui proviene, è qualcosa che si guadagna in seconda battuta.
Cioè, in prima battuta io posso dire che l'essere che ha pensato è l'essere che è attualmente pensato. Ma non posso dire, perlomeno immediatamente o dal punto di vista dell'immediatezza, dell'unità, dell'esperienza, che esiste un essere che sia anch'esso pensato, perché altrimenti non esisterebbe nemmeno. Questa implicazione, diciamo così, non vale, o vale solo per un lato. Cioè, per Bontadini immediatamente è vero che il pensiero è sempre pensiero dell'essere, di ciò che è. Anche questa differenza non è una differenza da poco. L'essere è sempre, per Bontadini, l'essere di ciò che è. L'essere come astratto deve essere sempre relato alla concretezza della determinazione. Però non vale dal punto, ripeto, dal punto di vista immediato, dell'immediatezza, non vale anche l'altro lato della relazione, cioè che il dire immediatamente che ogni essere, in tanto in quanto è anche pensato. Cioè, questa duplicità vale per Rosmini, ma immediatamente non per Bontadini. Per Bontadini deve essere guadagnata in seconda battuta attraverso una mediazione di tipo metafisico. Certo è che bisogna riconoscere in Rosmini questa, il fatto di aver onorato questo punto con questa insistenza, con questa forza, dice anche della grandezza di questo autore. E dice anche della consapevolezza, lasciatemi concludere così, che in ultima analisi il pensiero cui nulla non può apparire poi è quello divino, cioè quello che istanzia pienamente ciò che viene annunciato da questa sentenza rosminiana, che è poi una ripresa dell'antico motto parmenideo del frammento tra di Parmenide, togara autono enes tinte kai enai, lo stesso infatti è l'essere, il pensiero. E quindi in questo modo viene ribaltato, se ci pensiamo, l'adagio moderno cartesiano, cogito ergo sum, in quello che, come direbbe Karl Barth, suona cogitor ergo sum, cioè sono pensato, dunque sono. E quindi si mette in luce, come fondamento dell'intera realtà, quell'abisso di personalità che ci chiama l'esistenza. Adesso concludo. Grazie.